Ho potuto personalmente vedere i due codici rossi che sono ricoverati in terapia intensiva. C'è un paziente di 62 anni, che è quello al momento più grave, più a rischio. I medici adesso stanno decidendo che tipo di terapia nuova inserire, perché ovviamente ha subito gravi danni dal monossido di carbonio, dall'intossicazione che ha subito. Non ha avuto problemi per l'incendio, ma per quelle che sono state le esalazioni conseguenti. E lui è il caso più serio. Poi c'è una donna anziana di 87 anni con l'Alzheimer, che è ancora ovviamente completamente disorientata e che ha problemi anche lei di respirazione e di intossicazione del monossido di carbonio. Questi sono i due casi più seri al momento. Poi in questo ospedale sono ricoverate altre due persone. C'è un vecchietto di 95 anni che mi ha descritto punto per punto tutto quello che è successo questa notte con grande lucidità, davvero un personaggio estremamente interessante, che ha perso purtroppo alcune delle persone che stavano vicino a lui e che hanno perso la vita. Cosa le ha detto questo signore con cui ha parlato, che le ha raccontato un po' in prima? Ha detto un martello, volevo un martello, mi serviva un martello a tutti i costi. Ho detto perché gli serviva un martello? Perché ho visto che c'era il fumo, bisognava rompere il vetro e quindi volevo rompere il vetro per far uscire il fumo. Poi non sono riuscito a trovare il martello, allora ho preso un asciugamano bagnato, me lo sono messo intorno al volto per evitare di essere intossicato dal fumo. Lo farei nuovo capo della Protezione Civile dopo questa battuta. Come si chiama di nome questo signore? Solo il nome. Si chiama Tarcisio. Tarcisio. Ed è di Firenze. Ah, grazie. Grazie mille, grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie. Poi ci sono, come sapete, un totale di 81 persone, pazienti, che sono stati estratti vivi dalla casa, dalla RSA, e che sono stati distribuiti in 15 ospedali, non solamente della città di Milano, ma anche dell'Interland. C'è ovviamente un piano per le maxi emergenze che è scattato alle 2.30 quando è arrivato il primo segnale di allarme, e nell'arco di 15 minuti tutti gli ospedali erano stati allertati, tutto il personale reperibile era già stato chiamato nei diversi ospedali. I codici verdi, che sono la stragrande maggioranza, possono lasciare l'ospedale dove sono ricoverati, ma devono essere portati ovviamente in nuove case, nuove RSA, perché l'attuale struttura ha appena finito, mi pare, il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che hanno dichiarato completamente inagibile questa struttura. E quindi anche gli inquilini oltre 80 di un altro padiglione della struttura, che non era stato interessato dall'incendio, però debbono lasciare quel centro perché è stato dichiarato inagibile. Voglio ringraziare il personale dell'RSA, perché insieme ai Vigili del Fuoco, al personale del 118, ai volontari della Protezione Civile, a tutto il sistema, hanno dato una risposta istantanea che, se mi permettete, non era assolutamente scontato alle 2:30 del mattino, in un momento quasi festivo, in estate. Voglio dire, ci stava che ci fossero dei disservizi e dei ritardi, non c'è stato neanche un secondo di ritardo o di problema dell'assistenza di queste persone.